Mi ha molto stupito che il pubblico ministero abbia fatto un comunicato stampa, perché insomma non parliamo di un mafioso, di un boss, cioè parliamo di un medico, quindi per quanto sia sono reati colposi, poi datati anche nel tempo, perché si parla di condotte del 2016, del 2017 e 2018. Io sicuramente impugnerò il Tribunale del Riesame adesso. Sicuramente, anche perché a mio avviso insomma, i presupposti proprio, gli elementi per un provvedimento cautelare non ci sono proprio, in quanto pericolo di fuga non c'è, è un medico, non è, poi in piena pandemia dove va, insomma, sono reati colposi, datati nel tempo, quindi la pericolosità sociale non c'è perché è circoscritta a 5-6 casi. Quindi non è che il pubblico ministero può andare a prendere 83 cartelle, vederle, perché non è un controllo di qualità. Controllo di qualità sulla prestazione lo può fare l'ASL, dove lavora, il Consiglio dell'Ordine, la sua società scientifica, ma non certo il procuratore. Il procuratore deve stare alle notizie criminis. Quindi se ha ricevuto querele, se ha ricevuto denunce, ecco, o se sono partite d'ufficio, chiaramente. Qui no, e lo ammette lui stesso, perché dice non si è potuto procedere per mancanza di querela. Che lui abbia un processo, che sia indagato, che abbia delle consulenze tecniche del pubblico ministero, delle autopsie, ci sono state, e noi abbiamo le controprove, e ovviamente, ma non, cioè, mi sembra un accanimento fuori luogo, ma comunque i presupposti che sono pericolosità sociale, pericolo di fuga, inquinamento delle prove, le prove sono state tutte già raccolte perché l'indagine è finita, hanno fatto l'esame autoptico su queste persone, eccetera. Sono 5-6 casi e su quelli bisogna discutere, non allargare il campo a dire ah, ma io ho fatto un'indagine su 33 cartelle, a che titolo? Cioè, se sono legate delle notizie crimini, bene, se no non è possibile. Come sta il dottore Napolitano? Scioccato, completamente scioccato, perché giustamente un medico si prepara a una difesa tecnica e noi avvocati in punto di oltre che punto di fatto, però è chiaro che non è che parliamo di reati no, commessi con dolo, cioè con volontà. Qui parliamo di imperizia, quindi se una diagnosi era possibile, la diagnosi differenziale era difficile o no, se la tecnica operatoria è quella che risponde alle linee guida. Quindi, cioè, assolutamente sono prove tecniche e tutto il materiale, diciamo, dell'accusa è stato raccolto. Quindi veramente lui era scioccato, anche perché è passato tempo, no? Cioè, se parliamo di condotte del 2016, 17 e 18, insomma, non c'è più nemmeno l'attualità per emettere un provvedimento cautelare che poi è stato rifiutato tempo fa al PM. Oggi non è che ci sono elementi nuovi, anzi c'è un lasso di tempo in più che è trascorso, perciò ecco. Quindi sì, io l'ho sentito ieri, era scioccato, completamente scioccato, e ho detto, via pazienza, le cose si chiariranno.